Quindi, com'è che doveva andare? Com'è che doveva andare? È già tanta roba che abbiamo preso solo 1-0 con un autogol per di più. Quindi stasera dobbiamo ringraziare Donnarumma perché per il resto non si è visto nulla. Si è visto proprio nulla, 1-0 ed è già un lusso. Già un lusso vedendo la differenza rete, che comunque questi sono i calcoli che ci dobbiamo fare. Un peccato perché un pareggio potevamo tranquillamente agguantarlo. Abbiamo reso la Spagna ancora più forte di quello che è, perché, per carità, la differenza è abbastanza abissale tra le due nazionali. Fatto sta che loro hanno sfruttato le loro potenzialità, tra cui quella sinistra che ogni 3x2 saltava sempre Di Lorenzo uccellato non so quante volte. Due volte ha preso la palla di Lorenzo, due volte la palla l'ha persa, non c'è stato nulla. Il portiere della Spagna ha fatto una parata? Non mi sembra. Due tiri fuori in tutta la partita, praticamente. Una mezza occasione, una palla in mezzo, ma il nulla cosmico. Ha giocato solo la Spagna. Anzi, ha mollato quei 10 minuti, forse nel secondo tempo, e un po' siamo usciti fuori, ma poca roba, ma ragazzi, io non è che voglio fare l'esperto, ma io già prevedevo una cosa del genere. Ho detto io che prevedevo di passare il turno come migliore terza, e così potrebbe avvenire, così potrebbe avvenire. Con la Croazia siamo certi di riuscire a pareggiare? La Croazia più o meno è la nostra portata, ma vedete che poi alla fine, quando incontriamo una squadra un pochettino più forte di noi, perdiamo, puntualmente ce le buschiamo. Ci prendiamo randellate a destra e a sinistra, papom, 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 con l'Inghilterra che abbiamo perso 4-1. Questa partita qua, 3-0 non sarebbe stato scandaloso. Cioè, il 3-0 della Spagna con la Croazia è meno realistico di questo 1-0 che abbiamo subito noi con la Spagna. Ragazzi, qui è così, poi nel calcio mai si può sapere, potevamo addirittura pareggiarla. Una botta di culo, perché è così che poteva andare. Oggi poteva essere la giornata dell'1-1, visto che ha pareggiato anche in Inghilterra, visto che ha pareggiato anche all'ultimo minuto per di più la Serbia contro la Slovenia, diciamo, oh, tutto 1-1 sarebbe stato bellissimo, 1-1 day sarebbe stato, ma che? Con Spalletti in panchina cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare che toglie Scamacca e mette Retegui? Non cambia un cazzo. Lui ha scosso 4-2-3-1 che io è un modulo che non ho mai sopportato. Già quando allenava l'Inter con questo cazzo di modulo non aveva senso. Non aveva senso perché il punto di riferimento è uno, blocchi il punto di riferimento, il gioco è finito. È così, ragazzi. Se giochi con questo modulo, c'è una punta, c'hai, e giochi sulla punta. Frattesi messo lì esterno, secondo me non ha senso, perché se giochi sulla fascia devi comunque puntare a un giocatore che ti funziona come ala, ti funziona anche come terzino arretrato, insomma, una sorta di doppio ruolo. Chiesa potrebbe essere il suo ruolo, non è il ruolo di Frattesi. Frattesi è messo lì e sbagliato, totalmente sbagliato. È sprecato messo lì. Così come è sprecato mettere Di Marco terzino arretrato. Di Marco è uno che spinge. Messo lì, poco ci può fare, poco può incidere, perché poi se non va avanti, se non c'è movimento, io ho visto un momento di gioco che, di gioco, non voglio dire, un momento di partita dell'Italia. Non sapevamo cosa fare, nessuno si muoveva, lanci lunghi sperando che Scamacca la pigli, sperando che Chiesa la prenda, che la stoppi, che faccia il dribbling, che salta l'uomo. Infatti Chiesa quel tiro lì che ha fatto non l'ho capito, io ero convinto rientrasse poi sul sinistro, sarebbe stato un po' più, avrebbe avuto un po' più di senso, però ragazzi non possiamo aspettarci nulla da questa nazionale di così miracoloso. Il miracolo è già accaduto 3 anni fa, 3 anni fa era un'altra nazionale, quindi parliamo di nazionale costruita, studiata, Mancini se l'è portata 10 vittorie di fila nelle qualificazioni agli europei del 2020, poi rimandata nel 2021, chissà se avessimo giocato nel 2020 chissà come sarebbe andata, altre cose, altre situazioni, però comunque era una nazionale un po' più assodata, un po' più di senso, per modo di dire più di senso, aveva una base, questa nazionale qua. Come sto dicendo, da fin prima dagli europei, fin da prima di Italia-Albania, fin da quando ho giocato con la Bosnia, già vi dicevo, questa nazionale è un cantiere aperto, non è ancora, non c'è una formazione base. Spalletti, formazione base, se l'è inventata prima di Italia-Albania, ha messo la stessa formazione contro la Spagna, non può mettere la stessa formazione contro la Spagna. Non
contro una Spagna del genere. E così è questo il risultato. Jorginho lì in mezzo al campo, ce ne siamo accorti che non ha senso, cioè tutti che lo convocano, tutti che lo mettono lì come playmaker, come mediano che fa il gioco, non fa un cazzo di gioco, non fa niente. Ma io lo continuo a ripetere, ma anche Roberto Mancini, ma anche quando giocava prima, è un giocatore, mezzo giocatore che sta lì, non ha senso, non fa peso, mingherlino, gracilino, fa un cazzo, fa. Piuttosto mi metto Sensi, mezzo rotto, ha più senso Sensi. Ma Jorginho veramente non fa nulla di così diverso. Volete fare il ruolo alla Pirlo? Di Pirlo ce n'è uno. L'ha trovato Ancelotti questo ruolo, mettendo un mediano, perché non sapeva che come piaceva Seedorf, Rui Costa e Rivaldo, tutti e Ronaldinho messi assieme. L'ha messo lì dietro e si è inventato il ruolo. E adesso non è che tutti sanno fare quel ruolo, Brozovic, Çalhanoğlu, sto facendo soltanto esempi. Jorginho, quello non è il suo ruolo, Jorginho è un centrocampista che non può fare questo ruolo qua, soprattutto con questa Spagna che ti domina il gioco. Quindi ragazzi, cosa possiamo fare adesso? Vediamo Spalletti cosa studierà per la partita contro la Croazia. Ma io mi chiedo, ma è possibile che in tutti questi anni non capiamo come fermare questa Spagna? Possibile? L'unica volta che siamo riusciti a battere la Spagna ai rigori, in semifinale, giusto? Sì, in semifinale, negli scorsi europei, per miracolo, ma comunque già siamo proposti già più in avanti rispetto a stasera. E poi ricordo proprio cose scabrose, Prandelli che se ne prese 4 nella finale di Euro 2012 e già non so come ha fatto a pareggiare nel girone nel 2012. Mi ricordo le mazzate che si è preso Ventura quando ha messo il 4-2-4, cioè proprio una roba non possibile, non c'è un allenatore che capisca come giocare contro la Spagna, come impedire che la Spagna ci faccia il gioco. Questa sera Donnarumma, man of the match, non avessimo subito gol, che tra l'altro comunque è un autogol, la Spagna non ha segnato, abbiamo fatto noi il favore, dopo. Siamo stati onesti, meritate di vincere, vi facciamo segnare noi. Non riuscite a segnare voi, segniamo noi. Non la parte sbagliata però. Ragazzi, ci vediamo prossimamente, vediamo con la Croazia cosa riusciamo a combinare. Ci basta un pareggio, Spalletti, basta un pareggio. Adesso cosa vuoi fare? Ti studi bene la partita? Vuoi ancora schierare la stessa gente? Ti inventi qualcosa? Non lo so, Fai tu, El Shaarawy, possiamo metterlo, magari qualcuno che magari può essere un po' più pericoloso. Poi magari chiunque entrava stasera non combinava nulla, però la Croazia è la nostra portata. Se non riusciamo a pareggiare anche con la Croazia, meglio che ce ne stiamo a casa. Presto ragazzi, sempre Forza Azzurri, né bene né male. Noi ci vediamo presto, chiudo il canale.